Con la Domenica delle Palme al via oggi la Settimana Santa, che vedrà le celebrazioni della Passione e Morte di Gesù Cristo e che poi culminerà domenica prossima con la Resurrezione. Questa mattina tutte le varie comunità parrocchiali hanno celebrato la benedizione delle palme e dei ramoscelli di ulivo per poi partecipare alle Sante Messe. Nelle immagini vediamo la celebrazione della Domenica delle Palme a Biancavilla. In piazza Roma è stata la comunità parrocchiale della Chiesa Madre a radunarsi per ascoltare il messaggio proferito dal prevosto della collegiata Don Agrippino Salerno dal sagrato della Chiesa del Rosario. Noi siamo fortunati che a Biancavilla abbiamo la tradizione che affianca la liturgia. Già vivere bene le liturgie nelle nostre parrocchie ci aiuta ad entrare nel mistero, ma abbiamo anche i momenti esterni che rendono in maniera più plastica, più, diremo noi, visibile i misteri che celebriamo. Ci accostiamo al Signore con questo desiderio di rinascita nella Pasqua. Notiamo molta gente partecipare. Sì, c'è un risveglio. Dal periodo del post-Covid la gente sta riscoprendo la fede, sta riscoprendo il bisogno di stare accanto al Signore. Dopo la benedizione delle palme si è snodato un breve corteo per le vie adiacenti al perimetro della Basilica, via Giuseppe Verdi, via Castriota, via Cesare De Masi, per poi percorrere via Vittorio Emanuele e piazza Collegiata. Una volta giunti sul sagrato della Chiesa Madre, Don Agrippino Salerno ha officiato il rito dell'apertura della porta. Aprite le porte a Cristo, è Lui il nostro Redentore. La comunità parrocchiale ha fatto dunque ingresso in chiesa per partecipare alla celebrazione della Santa Messa della Domenica delle Palme.